Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa del nostro film in concorso Un Couple. E sono presenti con me al tavolo la coautrice e interprete Nathalie Boutefeu e il coautore e regista Fred Wiseman. So I'm going to start. You two had worked together in another monologue. It was an Emily Dickinson. How did you start that one project, and what led you to that? Oh, well, we had met and we became friends, and I knew of the Emily Dickinson play had been very popular in America. An American actress by the name of Julie Harris had performed it for many years. And I was looking for a project to do with Natalie, and I thought it would work out all right. And from my point of view, it did. Natalie, no? No. what do you like? You know, La Dernière Lettre was another monologue that you put on stage, a play, and then you made a film. What do you like about the form of monologue? Well, what I like about the form of monologue is it's the opposite of what I do in the documentaries. In the documentaries, I try to create a world and through the activities and the words of hundreds of people, and the monologue, the effort is to create a world with one person. So it's the same kind of effort, but in a different form. So I also like, I've done very little of it, but I like working in the theater. And I liked working with Natalie. And I'm waiting for her translation. Is it good? Okay. How did you settle? I think that when we talked, you first spoke to me about this film. You said that you were both reading Tolstoy at the same time, and you started talking about the diaries and the letters and the Tolstoys in general. Is that correct, Natalie? Sì, abbiamo letto circa 3.000 pagine e abbiamo fatto una selezione, ciascuno di noi l'ha fatta, e poi ci siamo incontrati e Fred ha scelto i passaggi che entrambi amavamo di più. Abbiamo fatto una scelta insieme, abbiamo discusso quello che avevamo scelto, l'abbiamo messo per iscritto, l'abbiamo scritto, ripeto, l'abbiamo messo per iscritto e poi Natalie ha aggiunto delle cose, ha reso il francese più contemporaneo della traduzione. L'avete trasportato nel presente, che è una scelta straordinaria. Lo fa sentire davvero un'urgenza. Lo spero che lo si senta contemporaneo. Lo è contemporaneo in tanti modi. Questo era molto importante, che non fosse un film che raccontava il passato, ma che affrontasse le stesse questioni interne che si affrontano oggi e quindi che l'uomo ha sempre affrontato nel passato, nel presente e anche nel futuro. Volevamo proprio affrontare questi temi. E il film inoltre è il risultato di migliaia di ore di conversazione e scambi con Fred, non solo sulla selezione dei testi, ma proprio anche sui testi stessi, sulla vita, l'atto creativo, la coppia, la libertà. Che cosa significa vivere in due quando ciascuno ha anche un'indole creativa? Sono temi di cui abbiamo discusso lungamente insieme. Sei d'accordo? Totalmente.
perché crede il Tolstoi e in Sofia in particolare abbiano incarnato i temi di cui ha parlato e che voleva affrontare? Questa coppia rappresentava perfettamente tutti i temi che riguardano l'amore, la creatività, la creazione. Era un esempio concreto di tutti questi temi che abbiamo sollevato insieme. Credo che in realtà Sofia Tolstoi non sia molto conosciuta, malgrado il ruolo importante che ha svolto, è sempre rimasta nell'ombra. Si conosce solo lui, ma la sua figura è stata altrettanto fondamentale nel processo creativo del marito e anche per l'ispirazione che ha dato al marito, e noi volevamo concentrarci su questo aspetto. Aveva lavorato in stretto contatto con lui, aveva copiato i suoi manoscritti. Quali sono le sorprese del film? C'è questo giardino, questo spazio esterno straordinario, filmi la natura con un approccio come sublime, come pericolosa, come bellissima. Quando hai deciso di farlo all'aperto, in quell'ambientazione? Fin dall'inizio avevo deciso di girarlo all'aperto, avevo scelto un paio di posti e ricordavo questo Le Jardin de la Boulée sulla Belle Île e la protagonista dedica la sua vita a coltivare quel giardino. E il giardino diventa un altro personaggio nel film. Il giardino è uno splendore, bellissimo. Ma anche sotto la superficie del giardino esiste una realtà che è sempre presente. Ho letto Tolstoi come tanti altri quando ero all'università. E ho riletto di recente tanti suoi lavori. Con la maturità ho capito meglio il lavoro di Tolstoi e l'ho apprezzato ancora di più, se possibile. È un grande scrittore, universalmente riconosciuto come tale. In Tolstoi c'è questo contrasto tra l'interpretazione dei personaggi. Un libro come Guerra e Pace rende i personaggi in modo meraviglioso. E per me era interessante che la comprensione del comportamento umano che lui ha e dimostra nei suoi romanzi potesse essere trasferita nella nostra vita quotidiana. Grazie. Grazie. Grazie per essere venuti. Vi ringrazio tantissimi. Grazie Frederick, grazie Natalie, grazie per questo splendido film.